Allora, noi facciamo il percorso contrario perché una sera, parlando con mio marito, lui mi dice che ci sono degli studi americani, i famosi studi americani, sono quelli che risolvono tutto, che dicono che i ragazzi, grazie al telefonino, sono più veloci, bene, sono più soli, lo sappiamo, e sono più tolleranti. Allora io ho detto, ma bellissima, una cosa fantastica. No, tollerante nel senso latino di sopportare, cioè di sopportare tutto senza reagire. E allora ho detto, vabbè, allora bisogna fare qualcosa. Proviamo a vedere di invertire un po' questa rotta, di fermarci. E così abbiamo provato a fare. Loro non erano tutti d'accordo, adesso ve lo raccontano, si confessano, eccetera. E, però è stato chiarissimo che questa cosa ci avrebbe, come dire, creato un vuoto, cioè c'era del tempo da riempire. E allora per riempirlo siamo andati in un altro tempo, e siamo andati negli anni Ottanta. E ci siamo andati con i mezzi degli anni Ottanta, quindi voi non vedrete nulla di tecnologico nel loro esperimento, erano soltanto cartelloni. Però poi ve lo racconteranno loro, e per esempio hanno utilizzato una cosa che credo l'umanesimo in generale dia, e cioè la curiosità intellettuale, che questi ragazzi non si permettono quasi mai. Invece in quel momento di pausa noi abbiamo avuto dei lavori sui quali non vi intratteniamo perché quella è didattica pura, però bellissimi, di pluralismo assoluto, lo dico poi ai politici in sala. Cioè noi andavamo a discutere, ma con un accanimento entusiasta, su Tiananmen, così come su Ustica, ognuno con a quel punto delle idee precise che venivano fuori. E nello stesso tempo scoprivamo che molte delle cose di cui discutiamo oggi sono nate negli anni Ottanta. Io sono rimasta entusiasta di una notazione di un alunno che ha raccontato che il primo computer aveva praticamente utilizzava per accendersi la memoria di quello che noi usiamo per un SMS. Io ho detto, non è possibile, io quel computer l'ho visto, ci ho scritto la mia tesi di laurea, non è possibile. Invece era così, per non dire poi insomma di tante altre cose. E poi una notazione da professoressa, io insegno lettere e ho un'enorme sottomissione intellettuale nei confronti dei colleghi di matematica, nei confronti dei quali però l'unica cosa che mi diverte fare è dirgli che matematica viene da Mantano, e Mantano significa insegnare e soprattutto significa imparare, quindi le cose si imparano insieme, tutte insieme, come faceva Leonardo, che non era uno scienziato assolutamente, ma era un visionario, e secondo me questo lo insegna l'umanesimo. Grazie, prego. Abbiamo lavorato su questi temi. Musica, politica, moda, cinema, tecnologia. Questo è il nostro progetto. Direzione sì. Che cosa ne pensiamo? Riguardo allo stare senza cellulare, all'inizio del contrario, usando il telefono, ho fatto qualcosa che non avevo mai fatto prima su questo argomento. Riflette. A casa senza telefono, il tempo sembrava sempre lentamente. Ciò che mi è mancato di più è stata la possibilità di avere la musica sempre con me. Ascoltate. Quando ci siamo presi per qualcosa abbiamo sempre a portare di mano il telefono che ci fanno subito di video. Io, a differenza dei miei compagni, non è proprio durante la settimana, ma comunque ho scoperto che la lontananza da Instagram e da tutti i social media mi ha
Ok. Al rientro dalle vacanze di Natale, noi alunni della quinta B del Visconti abbiamo rinunciato all'utilizzo degli smartphone per un'intera settimana e abbiamo sperimentato dal lunedì al sabato il vivere disconnessi, seguendo le modalità dell'esperimento sociale suggerito dalla nostra professoressa d'italiano. Il progetto aveva l'obiettivo di far capire ai giovani studenti il peso che il telefono esercita sulla società e nella loro vita quotidiana e di suscitare la consapevolezza del valore del tempo e di cosa significhi vivere per connessi. Quindi abbiamo lasciato i tanto amati cellulari in una cassaforte a scuola e ci siamo totalmente immersi in un tempo passato, ovvero nel meraviglioso decennio degli anni Ottanta, quello di Madonna, dei Queen, ma soprattutto dei nostri genitori e professori. Per documentarci abbiamo svolto ricerche su innovazioni, musica, politica, moda e cinema di quegli anni e le abbiamo presentate in classe usando rigorosamente dei cartelloni, niente tecnologia anche in questo caso. In un primo momento le nostre reazioni a questa proposta, che è apparsa subito come una sfida, sono state diverse. Alcuni erano entusiasti, altri si sono mostrati inizialmente contrari, come Leonardo, che riteneva fosse un esperimento inutile. Ad esperienza conclusa, però, ognuno di noi ha scritto un tema in cui ha potuto analizzarne i risultati ed esprimere le proprie valutazioni. Così sono emerse molte cose interessanti. Lo stesso Leonardo, ad esempio, ha scritto: riguardo lo stare senza cellulare, all'inizio ero contrario, non avrei mai voluto essere separato dall'oggetto con il quale trascorro più tempo al giorno, ma poi, lontano dal telefono, ho fatto qualcosa che non avevo mai fatto prima su questo argomento: riflettere. Le riflessioni sono state sempre più acute, abbracciando le diverse tematiche che l'esperimento aveva fatto vivere. E così Mariangela, riflettendo sulla dimensione dell'attesa, scrive: ho scoperto che ormai non siamo più abituati all'attesa. Quando ci serve sapere qualcosa abbiamo a portata di mano il telefono, che ci toglie subito ogni dubbio. Giulia ha addirittura riscoperto l'ozium. Ho ritrovato tempo per me stessa, dice, tempo per leggere, tempo per poter guardare un film o anche tempo per non fare nulla. Lavinia invece ha riscoperto il piacere del dialogo con i genitori e dice: a tavola, non avendo nessuna fretta di alzarmi per controllare i messaggi, ho passato molto più tempo a parlare con mamma e papà, trattando anche argomenti apparentemente banali o scontati. Anche lo studio ha beneficiato di questa limitazione, racconta Carlo. Durante i miei pomeriggi non avevo nessun tipo di distrazione e riuscivo a studiare in modo più efficace del solito. Normalmente, quando torno a casa dopo scuola, perdo molto tempo con il cellulare e mi capita di iniziare tardi a studiare. Poi, mentre studio, vengo spesso interrotto da una notifica o dalla chiamata di un mio amico. Perciò, a volte, non studio bene e non capisco alcune cose. Durante quella settimana, invece, queste distrazioni non c'erano e spesso mi rimaneva anche un po' di tempo il pomeriggio per incontrare i miei amici. C'è stato poi anche chi, come Ruben, pur non essendo a scuola in quel periodo perché all'estero con i genitori, non ha rinunciato a partecipare a questa esperienza e anche lui, in quei giorni, il telefono lo ha tenuto spento. Ci racconta: devo dire che mi è servito molto non avere il telefono, non solo perché mi sono goduto di più la vacanza, ma anche perché nei momenti morti, invece di tenermi aggiornato su cosa stesse mangiando uno sconosciuto follower di Instagram, ho riflettuto. E aggiunge: siamo giovani non abituati a riflettere prima di agire, ma piuttosto portati a compiere azioni intuitive con grande immediatezza. Riceviamo informazioni e ne condividiamo subito delle nuove, senza nemmeno fermarci a riflettere. Ma cambiare un'abitudine ormai così connaturata in noi non è facile. E Silvia confessa che nei primi giorni di esperimento ricorda di aver controllato insistentemente le tasche della giacca all'interno della borsa, perché è fermamente convinta di aver dimenticato qualcosa, forse a casa o in classe. Potrebbe sembrare un'esagerazione, ma è una cosa capitata alla maggior parte di noi ed è un evidente sintomo di quanto siamo, anche fisicamente, attaccati al telefono, tanto da considerarlo quasi un arto fantasma. Alcuni piccoli inconvenienti però ci sono stati. Più di qualcuno infatti ha rischiato di rimanere chiuso fuori casa non potendo prontamente avvertire di un qualunque contrattempo. Per Mariangela infatti uno dei lati peggiori dell'esperienza è stata l'impossibilità di effettuare subito le comunicazioni urgenti, anche perché Roma non è più provvista di cabine telefoniche funzionanti. A Giulia invece è mancata la possibilità di avere la musica sempre con sé ed effettivamente i vecchi Walkman non sono così pratici e soprattutto così facili da reperire ancora funzionanti, per non parlare delle musicassette. Possiamo dire che ci siamo accorti per la prima volta di quanto il cellulare possa diventare uno strumento tanto irrinunciabile da condurci addirittura alla dipendenza. Proprio come ci ha detto Papa Francesco durante l'udienza del 13 aprile, quando ha affermato che il telefonino è sì un grande aiuto, uno strumento utile, ma anche che bisogna usarlo senza diventarne schiavi, senza perdere la nostra libertà.
Il telefono deve servire per comunicare, ma la comunicazione non deve ridursi a semplici contatti. In conclusione, la scoperta più interessante e forse più incredibile è stata quanto il telefono ci tolga tempo. Se Angelo si è reso conto che durante i pomeriggi trascorsi a casa senza telefono il tempo sembrava passare più lentamente e questo era sicuramente un bene, Ismaele ci suggerisce invece che la società con internet pretende la nostra attenzione, il nostro ascolto e quindi soprattutto il nostro tempo. Se è vero infatti che lo smartphone da un lato ci facilita la vita e apparentemente ci fa guadagnare tempo, dall'altro ce lo sottrae nelle sue forme più belle, quelle dell'attesa, dell'ozio, della riflessione solitaria e di quella condivisa. Accelera il nostro tempo ma non ci restituisce quello che avanza. Ci accorcia la giornata senza concederci il piacere di viverla fino in fondo. Avendone preso coscienza quando siamo ritornati al futuro e abbiamo ripreso possesso dei telefoni, ci siamo ripromessi tuttavia di provare a usarli con più intelligenza. Per questo crediamo che sarebbe una buona idea replicare questo progetto, magari aumentando il periodo di astinenza o soprattutto estendendo la più classi se non all'intero istituto. Un Visconti anni 80, che ne pensate? In fondo, ammette Benedetta, nonostante tutto sarebbe ipocrita non accettare che io mi sia divertita lontana anche anni dal telefono. Poi, noi ragazzi della Quinta B siamo riusciti a sopravvivere una settimana senza cellulari e vi abbiamo raccontato la nostra esperienza. Però stavo pensando, secondo voi riuscirebbero i parlamentari a sopravvivere non una settimana ma magari anche soltanto un giorno senza smartphone? Io, personalmente parlando, vedendo mio padre sempre connesso, non credo ci riuscireste. E quindi si potrebbe magari proporre in Parlamento un No Phone Day, magari proprio il 29 maggio di ogni anno. Comunque, grazie per averci ospitato in questa bellissima sala e per averci ascoltati soprattutto. La proposta mi sembra interessante, onorevole Palmieri. Cosa dici? Ah! State, non scappate subito. Vedo una mano alzata. A me è mancato più che altro Instagram, perché su WhatsApp alla fine abbiamo un gruppo di classe e su quel gruppo non scriveva nessuno, appunto perché non avevamo il telefono. Però invece mi interessava più che altro quello che stavano facendo gli altri al di fuori della classe, sì. E praticamente, cioè, ogni giorno io dicevo oggi devo provare a non aprire il telefono anche domani. Cioè, dicevo almeno fino a mercoledì non devo aprire Instagram con altri telefoni, cioè, perché comunque potevamo aprirli con telefoni di genitori o fratelli. E alla fine sono riuscita anche a non aprire Instagram fino a sabato, appunto, e niente, questo. Oltre. Sì, perché poi appunto è quello che si diceva all'inizio, cioè un bisogno anche di relazione che viene soddisfatto dalle tecnologie, no? Non è semplicemente una dipendenza tipo droga. Io volevo capire, dopo questa esperienza, cosa vi è rimasto con voi? Cosa? Una mano? Sì. Io attualmente ho scaricato un'applicazione che è contro la dipendenza dal telefono, è un'applicazione che ti aiuta a disintossicarti dal telefono. Praticamente è una specie di gioco, più tu non usi il telefono, più vinci la grandezza del tuo pesciolino. E in un modo divertente riesce a farti usare meno il telefono e quindi, secondo me, obbligandoti ad esempio, essendo obbligato dai genitori a non usare il telefono, uno non si convince dell'effettivo guadagno che una persona può avere non utilizzando il telefono. Se invece uno lo fa di sua volontà, secondo me le cose cambiano e uno lo fa per se stesso e non perché è obbligato. Mm-hmm. Nell'ipotesi che sia una dipendenza, stiamo partendo dall'ipotesi che sia una dipendenza. Nella maggior parte dei ragazzi hanno soltanto sul tema di dite che è la nuova dipendenza questa?
Interessante. Ma sì. Mi sembra interessante, è veramente interessante per me questa equazione che state proponendo dello smartphone uguale alla nuova dipendenza da cui disintossicarsi. Oh, uff. Cosa avete portato con voi come regole? Lui ha scaricato un'app per disintossicarsi. Voi che tipo di tesoro avete fatto dopo l'esperienza, dopo mesi da questa esperienza? È cambiato qualcosa? Allora, io personalmente non mi ritengo molto molto dipendente dal telefono, ma comunque ammetto di usarlo tanto, e la differenza che ho notato soprattutto nel primo mese dopo questa cosa è stato che magari aprivo Instagram, però non vedevo cose a caso che mi venivano proposte, magari ero interessata semplicemente a una persona o a una cosa e cercavo quello, poi basta, spegnevo e mi mettevo a fare qualcos'altro. E questa comunque è una cosa che sto cercando di fare anche adesso, cioè limitare l'uso a quello che ritengo prioritario. Anche se magari non sono cose essenziali, comunque se io mi voglio togliere una curiosità cerco su internet, poi non mi metto ad aprire tutte le altre app che ho sul telefono e cerco di evitare distrazioni. Quindi io vorrei proporre un concetto, quindi forse stiamo cercando di sviluppare competenza più che disintossicarci da una droga, no? Perché anche questi strumenti richiedono competenza. Io ho visto anche dei risultati concreti, nel senso che con il telefono, ormai sull'iPhone tu puoi vedere quanto utilizzi grazie a un nuovo aggiornamento il telefono, e mi ero confrontata con alcuni miei amici anche a settembre, e alcune persone, tra cui anche me, dei giorni il telefono veniva utilizzato anche 10 ore al giorno, che è davvero tantissimo, e non ce ne rendevamo nemmeno tanto conto se non grazie a questo nuovo aggiornamento, e invece adesso 3-4 ore massimo utilizziamo il telefono, quindi ci sono stati anche dei risultati concreti.